Rieccoti, Mistios. Meglio tardi che mai. Ho quello che mi hai chiesto. Chi è questa persona, Auxesia? È il Mistios che riaccenderà la nostra scintilla, amore mio. Oh no! Ne abbiamo già parlato! Non posso più soddisfarti! La tua lussuria finirà per uccidermi! Oh, sciocchezze! Ti preparo un elisir che ti darà il vigore di un uomo con la metà dei tuoi anni! Che gli dèi mi aiutino! Non ce la faccio più! Tuo marito è stanco. Lascia che soddisfi io la tua voglia. Non sono mai stata con un mercenario. Bene, vediamo di che pasta sei fatto. L'hai fatta divertire? Le basterà sicuramente per qualche giorno. Oh, grazie, Mistios. Ecco, tieni. L'hai ampiamente meritato. Deve essere la grotta di cui parlava Fozio. I sacerdoti sono passati di qui. Uno dei sacerdoti, ma nessuna traccia degli zaffiri. D'accordo. Zaffiri da vendere a prezzo pieno. Incontro per lo scambio al forte di Desfin. Beh, so dove devo andare. Carica!
Il male passerà. Sai cosa? Devi cacciarlo via. Se ruggirai come un leone, se ne andrà. Wow! Ben fatto. Ora corri a casa. Devi essere un medico. Sì, sono Licaone. Tu devi essere un Mistios. Sei qui per farti curare? Dipende. Dovrò ruggire anch'io? A volte la medicina migliore che posso dare ai miei pazienti è una dose di speranza. Ma direi che a te non servono cure. Sono sano come un pesce. Sembri forte e senza paura. Ai miei pazienti serve della mandragora. Cresce vicino a un ruscello a sud-est da qui. Troppo occupato per andare tu? Troppo pauroso. Un branco di lupi si aggira dalle parti del ruscello. Ti pagherò bene per il disturbo. Sai come convincere un Mistios? Quella mandragora è tutto ciò che ti serve? Per ora sì. Portamela e la preparerò per i miei pazienti. Poi vedremo. Ti porterò la mandragora. Hai detto a sud-est di qui? Sì, vicino a un ruscello a nord-est di Cirra. I fiori non sono ancora sbocciati, ma le foglie sono di un caratteristico grigio-verde. Grazie. Licaone ha detto che avrei trovato le piante vicino a un ruscello. Credo sia qui. Le piante di cui parlava Licaone. Dovrebbe essere abbastanza. Devo tornare dal medico. Tieni, ho la tua mandragora. Grazie. La preparerò per i miei pazienti. Ti spiace restare per un po'? Va bene. Ho sminuzzato la mandragora in modo che sia più facile da assumere. Ti spiace portarla ai miei pazienti? Digli che da parte di Licaone. Pensavo di averti portato più mandragora. Ne ho tenuta da parte una dose doppia per mia nonna. Presto gliela darò. Va bene. Il resto lo consegnerò. Grazie. Tutti i miei pazienti sono nella Cora di Delfi o nei paraggi. Uno dovrebbe essere ai recinti a ovest. Uno costruisce una casa nella zona a nord-est. E uno lavora nei campi a sud. Torna quando avrai finito. Li troverò di sicuro.
Licaone ti manda i suoi saluti. La medicina che ha promesso, grazie. Dimmi, sta bene? A me non sembrava malato. L'ho visto in piedi a ogni ora, a borbottare tra sé. Sembra preoccupato. Dovrei portargli qualcosa di dolce per tirarlo su. Sono sicuro che lo apprezzerà. Occhi aperti, non devo farmi scoprire. Licaone ti manda questa medicina. Grazie. Io mi prendo cura di questi animali e Licaone si prende cura di me. Peccato che nessuno si prenda cura di lui. Che intende? I suoi genitori sono morti giovani. È stato allevato da sua nonna, ma lei è nata sotto una cattiva stella. Ma non ti preoccupare, è un bravo ragazzo. Sì, sicuramente.